Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro che in qualche modo accompagna la personale che abbiamo dedicato a Carlos Vermut e vi chiederei di dare il benvenuto a Carlos Vermut. Grazie, grazie mille. Questa è la prima personale di Carlos Vermut. Come sì. Ti senti, Carlos? Muy honrado. De estar aquí, de estar en Torino. He estado investigando como temas sobrenaturales de Turín y estoy haciendo como una pequeña investigación, como un detective de lo sobrenatural. O sea que me encanta estar aquí. Scusate, è un grande onore per me, è un grande onore, è un grande piacere essere qui a Torino, anche perché io già ho in passato, sono molto interessato al soprannaturale e anche a tutte quelle che sono le storie del soprannaturale di Torino, di tutto quello che, e ho già fatto delle piccole delle ricerche in passato, quindi per me è molto interessante essere qui. Allora, io inizierei con la mia prima domanda, poi se qualsiasi persona vuole intervenire ci fa un cenno. Allora, una delle cose che ci ha veramente maggiormente colpito del tuo lavoro è che in qualche modo quando volevamo inquadrare un film dovevamo usare degli opposti, no? Anche cose che difficilmente stavano insieme, no? Non so, Chiente Cantara, persona di Bergman e Eva contro Eva. Mm-hmm. Diamond Flash, qualcosa che ha a che fare con i supereroi, ma anche la telenovela, ma anche Tarantino. Manticore, abbiamo pensato a Lang e abbiamo pensato a Cronenberg, eccetera. Ora, è molto fastidioso per un regista, secondo me, quando gli si chiede quali sono le sue influenze, eccetera, eccetera. Però io ho l'impressione veramente che il tuo cinema nasca veramente da una cinefilia sterminata. Mm-hmm. E quindi volevo che ci parlassi un po' di questa cosa, perché ho l'impressione che il tuo cinema sia proprio di un appassionato cinefilo, quasi anche nerd, nel senso positivo non del quasi, termine. Totalmente. Quasi. Okay. E dall'altro però c'è un estremo rigore che ieri dicevi che hai trovato in qualche modo nella povertà di mezzi all'inizio, ma è un cinema molto fertile anche per questo rapporto, come dire, tra il rigore e la passione più che è dentro tutte le cose, no? Muchas gracias por la pregunta. En España hay un crítico de cine que se llama Jordi Costa. Y él hace unos años, hablando del cine de Álex de la Iglesia, utilizó un término que se llamaba cine dionisiaco, que es un cine basado en el placer por el cine. Yo, cuando empecé a hacer cine, recuerdo que mi primera idea de hacer una película fue en el año 2009. Hice un cortometraje que se llamaba Maquetas y estuve viendo varios festivales. Y recuerdo que durante esa época me acerqué mucho a un tipo de cine que consideraba que era un cine dionisiaco, un cine hecho para el placer. Este tipo de cine, y lo digo también porque al estar en Torino me ha hecho pensar, ese tipo de cine que vi en esa época y que dio como resultado Diamond Flash era el giallo. ¿El? Giallo. Giallo. ¿Cómo se dice? Giallo. Giallo. Y que es un cine que considero que está hecho por el placer del cine, que mezcla géneros también, el melodrama muchas veces, el crimen, el cine noir, en todo tipo de géneros. Y es verdad que en ese momento de mi vida fue cuando empecé a hacer cine. Ahora continúo hablando, pero bueno, primero traducimos. Grazie per la domanda, prima di tutto. Sì, c'è in Spagna c'è un critico cinematografico che si chiama Jordi Costa e che parlando del cinema di Ángel de la Iglesia l'ha definito un cinema dionisiaco, cioè basato sul piacere, fatto per il piacere. E quindi quando all'alba del 2009, intorno al 2009, ho incominciato a pensare al primo progetto cinematografico, quando ho fatto poi il primo cortometraggio Maquetas, che poi ha girato anche parecchi festival, questo avevo in mente, di fare film appunto fatti per il piacere. E anche qua, poi continuo anche dopo, ha detto, però essendo anche a Torino, cioè il piacere di fare cose, il piacere per esempio di usufruire
del genere del giallo, per esempio, che è un mix di diversi generi, perché utilizza melodramma, noir, appunto, ricerca e così via. Sì, y muy estetizado también. Es una cosa que tiene el giallo que me gusta mucho, el placer por la estética. Hablaba antes cuando veníamos en el coche sobre Profondo Rosso y Suspiria y la estética. Lo que quiero decir con esto es que para mí el rigor y el placer van unidos. O sea, no hay una separación entre el cine riguroso, un acercamiento riguroso o demasiado respetuoso al cine que me limite a la hora de disfrutar como director y mostrar todas las cosas que me gustan del cine, que son muchas. Hay un verdadero placer por el lenguaje cinematográfico como nerd del cine, de los cómics, de los videojuegos, de las series. Al final entiendo que todas las cosas están conectadas. No hago ese filtro en mi cabeza, no etiqueto las películas como grandes películas o películas importantes. No, en mi cabeza todo está colocado en la misma estantería. Y disfruto de todo de la misma manera y del mismo modo también me acerco como director a las películas, desde un placer casi infantil al cine, a la narrativa, por un lado a introducir cosas que me gustan, mantener la atención del espectador para intentar ser honesto conmigo mismo, desde ese placer y espero que es como, creo que es el ejercicio más difícil que hace un director. Cuando yo llevo 10 años de carrera, es intentar no perder nunca esa ilusión o esa pasión infantil cuando me acerco a pensar en una película. No quiero que se apague esa llama, por decirlo así. E quindi il piacere, appunto, dicevo, dei generi, per esempio il giallo, parlando del piacere insieme a rigore, per esempio il giallo che contiene anche uno studio, diciamo, il piacere per l'estetica, il piacere estetico. Quindi se per esempio guardiamo scusate, il film Profondo Rosso Suspiria, no? Abbiamo anche i cartelloni qua, è puro piacere estetico, quindi. E quindi secondo me piacere e rigore vanno a braccetto, sono un qualcosa che non sono separabili, sono equilibrati, perché è quello, ed è il piacere nel fare film per me, è il piacere di poter utilizzare il cinema per mostrare le cose che mi piacciono, per utilizzare proprio il piacere puro dell'utilizzo del linguaggio del cinema, proprio in quanto nerd, insomma, il piacere puro che e risale probabilmente anche a questo piacere, illusione, amore, passione quasi infantile ancora che mi rimane in questo senso. Tutti questi film che amo e che ho visto, per me nella mia testa non è che siano, che vi siano delle, che io crei delle categorie e faccia delle differenze, per me tutte le opere cinematografiche si trovano sullo stesso scaffale. Quindi il mio piacere, cioè, è utilizzare il mezzo cinematografico proprio per mostrare cose che mi piacciono, per introdurre cose che mi piacciono, che possano attirare l'attenzione del pubblico e mantenere l'attenzione dello spettatore. In fondo, insomma, come un gioco, come l'aspetto, diciamo, esterno di quella che è la mia passione ancora da animo infantile. E c'è un altro aspetto che volevo, come dire, sottolineare e che mi sembra importante ed è una delle cose che ci ha appassionato del tuo lavoro, ed è il fatto che in qualche modo tu costruisci, ieri dicevo, costruisci uno spazio per lo spettatore, nel senso che in qualche modo tu chiedi che lo spettatore metta in gioco la propria idea di morale, la propria etica, si ponga delle domande. E da un lato abbiamo questi meccanismi narrativi perfetti, millimetrici, quasi sadici, mi verrebbe da dire, nel senso che ad esempio il finale di Manticora sembra un paradosso meraviglioso e perfetto, no? Però al contempo in questa struttura, direi adamantina, tu crei uno spazio per lo spettatore perché lo spettatore si ponga delle domande, si faccia dei rovelli. E allora mi chiedo cioè come lavori su questo aspetto, perché tu dici il mio cinema è di puro piacere, e però in realtà mi sembra che sia un cinema che lavora scolpendo lo spettatore più che le immagini, cioè come se tu lavorassi di più sulla testa dello spettatore rispetto che al piacere delle immagini, no?
Sí, es un poco el placer de sufrir. O sea, hay una mezcla de el placer del sufrimiento también. Que los españoles, creo que los italianos sois un poco más lúdicos en cuanto a la relación con la religión. Los españoles somos mucho más oscuros, creo. Hay cierta oscuridad en nuestra obra muchas veces, aunque Almodóvar pueda parecer lo contrario. Yo necesito del rigor de la técnica para poder crear un marco de seguridad, para dentro de ese marco de seguridad poder hacer volar la imaginación en un ámbito estético, en un ámbito narrativo, pero también en un ámbito moral. ¿Quieres traducir esto? No, okay. No, perché ora. E quindi sì, credo, parlando di piacere, per quanto riguarda personalmente, per me personalmente possiamo piacere parlare del piacere della sofferenza, del dolore, che è tipicamente anche spagnolo. Forse gli italiani hanno una nota più giocosa rispetto agli spagnoli. Noi gli italiani forse sono un po' più ludici, per quanto forse è anche una questione anche a livello, diciamo, religioso, che porta questa oscurità, questo tocco pesante di oscurità in quello che è l'animo spagnolo, in tutto, anche Almodóvar può non sembrarlo, ma in realtà ha questo animo, anche questa parte oscura che è tipicamente spagnola. Parlando di rigore tecnico, ne ho assolutamente bisogno, è una delle condizioni sine qua non che a me serve proprio per creare quello che è una specie di quadro, riquadro di una cornice di sicurezza nella quale io posso far volare l'immaginazione, all'interno della quale posso far volare liberamente l'immaginazione, immaginazione a livelli diversi che possono essere a livello estetico, a livello delle sensazioni e così via. Se il cine già di per sé è un marco literal, la pantalla supone un marco, dentro di ese marco io ho creato il mio proprio marco en el que puedo hacer volar, como decía antes, puedo fantasear con cosas amorales en algunos casos e inmorales en otros. Y creo que esa es la magia del cine, ¿no? Que ese marco de seguridad suponga un lugar de libertad para los espectadores y para hacer participar a los espectadores. En este momento en España, por ejemplo, eso pasó a partir de los 80 con la ley Miró, y creo que está pasando un poco ahora, está viendo como una especie de moralismo, todas las películas tienen que tener un mensaje, todas las películas tienen que ser positivas, y yo creo que está bien que exista este tipo de cine, me parece que es interesante, pero también reivindico que el cine sea un espacio para la libertad, en ese sentido. Y me gusta pensar que mi cine nace desde la más absoluta libertad y es el lugar desde el que yo, desde la libertad, pero también desde la honestidad, y es el lugar desde el que yo hago películas. Protegido por el marco de la fantasía y protegido por mi marco a la hora de trabajar a nivel técnico. E quindi proprio parliamo di quello che è il riquadro, la cornice, che in realtà esiste già in quanto rappresentata dalla forma geometrica dello schermo, all'interno del quale io costruisco proprio questo ulteriore cornice di sicurezza in cui posso far volare appunto la fantasia, posso essere libero di parlare a volte, di trattare cose amorali, perché appunto il livello era volare l'immaginazione anche a livello di morale, per esempio, a volte immorale, insomma. E questa è la magia del cinema, che ti permette di fare questo e creando la possibilità di raggiungere lo spettatore in questo senso, partendo da questa libertà. Il problema è che ultimamente le cose sono un po' cambiate, a partire dalla fine degli anni Ottanta, diciamo così, c'è una tendenza a un maggiore moralismo nel film, cominciando da Miró, cioè i film che devono sempre avere più o meno un messaggio, i film che devono essere positivi, e mi sta bene che possano dare un messaggio, mi sta bene che possano essere positivi, però c'è bisogno in ogni caso, secondo me, proprio dello spazio di cui parlavamo, per la libertà, libertà mia, libertà dello spettatore di arrovellarsi, perché io appunto il mio lavoro nasce da questa libertà che io pratico con la mia onestà, e il tutto il mio lavoro, quindi attraverso il rigore tecnico, è tessuto attraverso il rigore tecnico, e questa libertà è protetto anche da me in questo ambito di sicurezza. Sì, eso es lo que quiero decir. Ci sono domande dal pubblico?
È una bella occasione, quindi se ne avete, fatene. C'è una domanda là. Buongiorno. Buongiorno. Ho approfittato di questo momento perché non conoscevo il suo cinema, quindi grazie al festival anche che l'ha portato e ce lo fa conoscere. Ho visto ieri per il suo primo film, oggi poi nei prossimi giorni non mi perderò gli altri. Mi ritrovo completamente, mi rispecchio in quello che ha appena detto, soprattutto nella questione dell'arrovellarsi. È da quando ho finito di vedere Flash Diamond ieri che non smetto di non riesco a trovare una soluzione. Quindi più che una domanda è una richiesta di aiuto che le voglio fare. Perché importa che mi traduzca un attimo. Ah. Por supuesto, perdón. No, no, de nada. Chiedo scusa. No, avevo il dubbio anche se fare la domanda direttamente in spagnolo, perché okay. Però posso? Sì, sì. Ok. Entonces, no le pido que me diga usted qué piensa, qué opina, pero le pido ayuda para entender mejor lo que dice la película. Perfectamente. Antes, cuando era más... perdón. Porque mi duda es... Al final me acabé sin entender si lo que cuenta esa historia es un asunto de que el problema de la violencia es un problema que origina de los hombres y solo en los hombres está la solución, o si es otro, porque no logro entender si es una película que al final nos dice a mí como hombre me cuestiona mucho. Somos los problemas y solo nosotros podemos ser la solución, pero ¿es la verdadera solución la que me pareció entender de la película? O la solución que propone la peli es otra vez una solución machista de utilización de la violencia, y entonces otra vez no entendí nada. Así. ¿Habéis entendido más o menos? Cioè, il problema la vuole fare lei? Sì, ho chiesto aiuto per capire meglio il significato del film, perché non ho capito se il film racconta che l'origine del problema che racconta il film, quindi la violenza, in particolare la violenza che subiscono le donne da parte degli uomini, se appunto il film racconti che la soluzione è di nuovo negli uomini. Però mi è sembrato di quello che ho capito io è che comunque la soluzione che propone il film è che di nuovo sia gli uomini a dover usare la violenza. E quindi ho chiesto se è così o se non ci ho capito niente, ho chiesto aiuto. Al principio, quando mi has hecho la pregunta, pensaba che querías que te respondiese más a las partes de la trama que no habías entendido. Y no tiene ningún problema. Recuerdo cuando saqué la película era muchísimo más orgulloso que ahora. Y me negaba a explicar la película y ahora cada vez que alguien me pregunta no tengo problemas de explicar las cosas, porque también entiendo que en esta película había muchas cosas, o yo siento como muy arriesgadas, y había cosas de la trama que... Pero entiendo que lo que quieres saber es que te explique el mensaje que tiene la película, más bien. La película no, yo no hago películas con mensaje generalmente, no tengo... En mi caso hay una mezcla de ideas muchas veces que se contraponen, y muestro cosas sin necesidad de que haya una respuesta final a, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no? Somos los hombres los que provocamos la violencia del mundo, pero también, según lo que estabas diciendo, somos los hombres los que podemos solucionarlo, la película muestra eso. Pero en este caso la película es mucho más prosaica, es decir, lo que cuenta es lo que está pasando, sin más. No tenía pensado que hubiese un mensaje que hubiese que sacar, que extraer de la película. Debería volver a... Ayer la vi, pero me quedé más como con cosas del guión, me gustó como los actores, me gustaba la historia, los giros de guión. No extraje un mensaje de las
político de la película a nivel sobre la idea del machismo. Es verdad que existen varias mujeres y el centro de la violencia es un hombre. Por supuesto que todos nos vemos atravesados por las cosas que vivimos, porque vivimos en una sociedad, no soy ajeno, no vengo de otro planeta y vengo y hago películas sobre un universo que no me, en el que no vivo, vivo en el universo, vivo en este mundo. Pero mi observación y mi... ¿cómo te diría? Lo que yo extraigo y pongo en una película es mucho más, muchas veces mucho más intuitivo, es mucho más ingenuo. No hay una necesidad de reflexionar. No tengo la necesidad de lanzarte un mensaje claro sobre lo que quiero mostrar. Y no me gusta que lo hagan conmigo. No me gusta que me lancen mensajes, a mí personalmente como espectador. Ecco, all'inizio avevo pensato che non avessi di dover spiegare qualcosa sulla trama, che so benissimo che è piuttosto complessa e ci sono anche delle cose che possono essere chiamate, insomma, a rischio, o corso dei rischi. Però in realtà, adesso capisco, in realtà che quello che si sta chiedendo è spiegare il messaggio, in un certo senso, del film. Ma in realtà, come ho detto prima, non c'è messaggio, non ha un messaggio il film. I miei film in generale non hanno, cioè quando ho fatto il film all'inizio, anni fa, ero assolutamente molto orgoglioso del film, quindi magari e quindi mi piaceva parlare degli attori, della recitazione, della regia, di tutto, e avevo qualche difficoltà magari accettare a volte che si cercassi di dover spiegare anche la trama, si capiva che era comunque complesso. Adesso in realtà i miei film non hanno messaggio, nel senso che per me i miei film devono essere un insieme di idee, okay? Sono una mescolanza di idee, sono, diciamo, hanno un approccio, possiamo chiamarlo prosaico, nel senso che in realtà quello che fa anche questo film è mostrare, fare la cronaca praticamente di quello che succede nel mondo in cui viviamo, perché ovviamente io parlo, non certo, non sono un extraterrestre che viene da un altro mondo, parlo del mondo in cui vivo e quindi ci sono queste cose, e anche in questo caso parlo di violenza, sì, di quello che succede, ma non solo non so che ci sia la soluzione quella degli uomini, ma anche delle donne, perché ci sono anche uomini che subiscono violenza da donne, insomma, nel film. Quindi, però io faccio appunto, cerco di, io rappresento quello che in modo forse ingenuo, forse più intuitivo che altro, senza nessun fine o ragionamento particolare, quello che succede in questo mondo che abito, senza voler lanciare messaggi, no? Non c'è, anche perché a me non piacciono i film che pretendono, insomma, di mandarmi un messaggio che io devo comprendere. Mm-hmm. Costruisci dei luoghi scomodi in qualche modo. Uncomfortable. Moralmente inconfortabile, spero che cinematograficamente confortabile. Ah, moralmente scomodi, sì, spero che cinematograficamente parlando siano comodi invece. C'è qualche domanda dal pubblico? Sì, salve. Volevo continuare un po' su questa traccia, parlando della cultura pop all'interno dei suoi film, quindi i fumetti, il costume, i videogame, che sono la chiave d'accesso, diciamo, alla parte più malata, comunque ai segreti più oscuri dei protagonisti, che è esattamente l'opposto di quello che succede nel cinema contemporaneo, invece, in cui i riferimenti pop hanno una funzione escapista, di fuga dalla realtà. Quindi volevo un commento su questo, e se c'è un ragionamento, cioè se c'è proprio una volontà esplicita, o se è una cosa che nasce da un'ispirazione, come ha detto prima, non mediata da un ragionamento. Sì, è certo, grazie, te agradezco la pregunta. Sì, è certo che aunque no tenga claro qual è il mensaje che quiero lanzar, en el caso de Mantícora, sí tengo claro la reflexión que quiero hacer. En el caso de Diamond Flash era menos concreta, pero en el caso de Mantícora sí me parecía más concreta, porque había algo que me generaba ciertas dudas con relación a la realidad virtual, ¿no? Me planteé una pregunta que creo que cualquiera que piense en el mundo de los videojuegos o la realidad virtual podría hacerse, y es dónde están los límites morales dentro de un mundo virtual, ¿no?
Entonces, por supuesto, como decías, no es solo una excusa escapista, sino que es también forma parte importante de la trama, de la propia trama y de la reflexión que puede generar la película, la duda y la pregunta, que no la respuesta o el mensaje, pero sí la pregunta de la película de cuáles son los límites o si debe haber límites dentro del mundo virtual, que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque cada vez esta realidad es más parecida a la realidad. Hace 10 años los gráficos eran un poco polígonos, pero ahora es un nivel de realismo tal que sí que me generaba ciertas preguntas y, de hecho, parte de eso nace la idea de Mantícora. Entiendo que hablabas de Mantícora, ¿no? Vago. Ah, sì. Però era lo che stavi preguntando, era quella la domanda sobre. Non ho entendido. Perdon, avevo entendido otra cosa, creo. Sì, sì, aveva capito altro, ok. Però magari faccio anche questa. Traduco questa e poi... Sì, a lo mejor, bueno, y luego me explica la otra. Luego te contesto a tu pregunta reale. Traduco questo perché aveva capito un'altra cosa. Quindi, no, in realtà, vabbè, qui stiamo parlando della realtà virtuale di Mantícora, dell'utilizzo... non del mezzi pop, ma in ogni caso di quello che non è videogioco, ma insomma delle evoluzioni. E quello che faccio nei film è in genere utilizzare queste cose con un fine preciso, no? Nel senso che nel caso di Mantícora è protagonista, diciamo, la realtà virtuale proprio perché io ho incominciato a pensare e avere dei dubbi sulla realtà virtuale, a farmi delle domande che sono una domanda in particolare che è chiaramente presente nel mondo di coloro che operano nell'ambito della realtà virtuale, cioè quali sono e se ci sono dei limiti morali nel mondo virtuale. Questa era la domanda. Non interessava la risposta nel film, ma era la domanda, e quindi non, cioè che rappresenta la chiave stessa, non una scusa escapista come dicevi, non è la trama, ma è la trama stessa quella domanda, in quanto adesso, considerando l'evoluzione della tecnologia, una volta chi lavorava in questi ambiti lavorava con soltanto tantissimi poligoni e roba del genere, adesso insomma ci sono delle evoluzioni negli ultimi 10 anni molto avanzate, per cui la realtà virtuale è più reale della realtà stessa a volte, quindi la domanda ha portato al film, cioè quali sono i limiti, se ci sono, morali, di ciò che può succedere nell'ambito della realtà virtuale. Vale, abbiamo entendido en parte la pregunta, y es verdad que lo que comentas sobre la cultura pop, de cómo se relaciona con la parte más oscura de las personas, es verdad que siempre me ha interesado el contraste de la cultura popular, que es luminosa, que es masiva, con esa parte más oscura, cómo se acerca, cómo en distintos ámbitos. Por ejemplo, en Diamond Flash me gustan mucho las películas de superhéroes, ¿no? Pero en las películas de superhéroes muchas veces veía que los personajes femeninos estaban siempre como un segundo personaje, ¿no? Y en Diamond Flash era como me interesaba como que esos personajes, por ejemplo, la chica que salvan en un callejón, o la madre que secuestran a su hija a la secta de los malos, o la novia del superhéroe que nunca vemos, esos personajes fuesen los protagonistas de la película, con sus luces y con sus sombras. Pero era un acercamiento a la cultura pop desde ese lugar del que hablas. Y ahora continúo. Per quanto riguarda, in parte l'avevo compresa la domanda, per quanto riguarda invece l'utilizzo della cultura pop, in realtà si ha questo avvicinamento, diciamo, semplicemente per il raffronto, per una giusta posizione tra quelle che so che è la natura della cultura pop, quindi di tutto quello che rappresenta la cultura pop, dei vari media della cultura pop, che è più luminosa e che contrasta con quello che è la parte più oscura invece di quella che è la realtà della cultura
delle persone, insomma, della vita. Quindi l'approccio è stato diverso naturalmente a seconda dello specifico film e di quello che veniva, dell'argomento, diciamo, del medium che veniva trattato, come in Diamond Flash per esempio. Qui parliamo di supereroi, a me piacciono moltissimo, mi piace moltissimo tutto quello che riguarda i supereroi, film, fumetti, eccetera eccetera, quindi però l'ho approcciato dal punto di vista, per esempio, del fatto che nei fumetti anche dei supereroi i personaggi femminili sono sempre personaggi secondari, sono sempre messi da parte. Qui invece, nonostante non si vedono, cioè, determinate cose non si vedono, però diventano personaggi che sono presenti e visivi e concreti. Por ejemplo, en Magical Girl es un vestido de una Magical Girl que se convierte en la excusa para una red de chantajes. En Quien te cantará es una diva del pop. Que es verdad que en el mundo de la música, en las películas musicales, siempre ha habido como esta parte más oscura, más evidente, no es tan novedoso, no es tan original. Y en Manticora, como he dicho antes, en el mundo de los videojuegos, como el mundo de los videojuegos. Presenta estas dudas morales del personaje. Y es verdad que me encanta la cultura pop, pero siempre me ha interesado también lo que esconde detrás de eso, ¿no? Yo he hecho una serie de animación. Bueno, ahora te cuento esto. Okay. E quindi Diamond Flash, appunto, i supereroi e il ruolo della donna. E invece, per esempio, in Magical Girl, qui è il costume, che in realtà è la scusa per arrivare, perché da cui parte tutta una rete di richieste di denaro, ecco. E poi invece in Chi canterà per te è la diva, la cantante, la diva del pop, da cui derivano poi determinate situazioni. Cioè sono riferimenti che in realtà esistono già in altri modi, però portano al trattare determinati aspetti, come per esempio in Manticora, in cui si utilizzano i videogiochi per trattare dei dubbi che il personaggio stesso ha nei confronti di quello che è il videogioco, quindi la realtà virtuale. Voy a contar dos. Hay muchas más preguntas. Ci sono altre domande? Una, alguien más? Vale, no, digo por saber cómo me puedo extender con esta respuesta. No, a qué punto puedo continuar. Tenemos 10.000 minutos. Voy a ir muy rápido. Hay una película que me encantó, que me gustó mucho la aproximación a la cultura pop, que se llamaba Midnight in Soho, creo que era una de ¿cómo se llamaba? ¿Sabéis cuál es? Last Night in Soho. Era justamente una aproximación que tenemos de los años 60, luminosa, de los mod, de la música pop. Y de repente contaba en un momento de la película, no quiero destripar, se veía la parte más oscura de esos años y a mí me pareció como sobrecogedor esos, ¿cómo se llama? El green room de la parte de detrás, ¿no? De esa cultura que entendemos como luminosa, ¿no? Y eso me pareció probablemente las escenas más aterradoras que he visto en el cine contemporáneo en los últimos años. Esas chicas prostituidas, la heroína, o sea, era terrorífico y eso me interesaba mucho, ¿no? Esto por un lado. Ya termino con esto, porque me parece una pregunta muy interesante. Ahora... Ok, e quindi parlando appunto dell'utilizzo di quella che può essere la cultura pop, faccio riferimento a quello che per esempio mi è servito proprio come spunto per un film che ho visto, Last Night in Soho, che è una cosa che è un culto, diciamo, di pop, che mi ha colpito profondamente, perché non solo rappresenta come in generale si rappresenta quello che è tutto l'ambito colorito, luminoso della cultura pop. Poi qua stiamo parlando alla fine degli anni 60, ma rappresenta a un certo punto con determinate scene tutta la parte oscura, l'anima nera, anche l'altra faccia della medaglia della cultura pop. È come se fosse questo film e quelle scene come se fossero il green screen, insomma il teatro di posa in cui si girano qualcosa che poi deve gli effetti speciali, e mi colpì tantissimo il fatto che ci sono quelle scene veramente tremende di ragazze che si prostituivano, di droga e così via. Voy a contar una pequeña anécdota antes de hacer cine, hacía cómic, luego una época que trabajé, antes de hacer películas trabajé en una empresa de animación. Ellos hacían series para televisión
y hacían series para niños. Yo hice una serie para niños. Yo pude hacer mi primera película porque cobré los derechos de una serie infantil. Nunca jamás he visto un ambiente tan terrorífico, tan ambicioso y tan venenoso y tóxico como el de la gente que hacía estas series para niños. Y a mí me marcó muchísimo porque era un contraste absoluto, ¿no? Su máxima preocupación siempre era hacer muñecos para vender a niños, muñecos, a Bandai, a las marcas, tal. Era el ambiente más insano en el que he estado en toda mi vida y hago películas, o sea, podéis entender. Y eso me pareció muy interesante, el contraste entre algo tan luminoso como las series infantiles y lo que se esconde detrás, que es businessman queriendo hacer negocios para vender plástico al final, ¿no? Supongo que algo de eso se ha quedado en mi manera de entender en la cultura pop. E un piccolo aneddoto che vi permette di capire com'è che ho preso questo punto di vista nei confronti della cultura pop è che prima di iniziare tutto io lavoravo, disegnavo fumetti e ho lavorato anche nel campo, prima di iniziare a fare film, nel campo dell'animazione, nel senso che ho lavorato, ho fatto anche una serie animata per la televisione per bambini, in questo canale che facevano serie animate per i bimbi, bambini. Non possiamo fatto... vederla in Diamond Flash, no? No, non è questa serie. Non è questa serie. Sì, è Jelly Jam. È una serie che sta in... No, quello è Sprocket. Sì, era una, è una parodia. Lo è, che una è una parodia okay. della sua, comunque. E comunque una serie... Ed è grazie a quella serie per i bambini, per i diritti, poi, che avevo ricevuto, mi avevano pagato i diritti, che ho potuto fare il primo film. E comunque quell'ambiente mi ha segnato a vita, perché facevamo serie per bambini e non ho mai visto un ambiente così velenoso, avvelenato, ambizioso e tremendo come quello, insomma, improntato cioè, era un contrasto assoluto, no? Con la luminosità, la giocosità di quello che erano i prodotti per bambini. Questi non pensavano a far altro che fare le action figure, bambolotti o cose del genere per venderli, per fare soldi, per il marketing. Cioè, era semplicemente tutta una questione di businessmen, uomini, persone che volevano, appunto, che erano interessati appunto a fare business. E questo mi ha assolutamente segnato nei confronti di quella che è la cultura pop. Gracias. Hola. 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 Yo soy muy fan de su trabajo, así que es un honor tenerla aquí y poder hablar con él. Muchas gracias. Voy a hacer la pregunta en italiano. Vale, sí. Ok. È più sul modo di lavorare, sulla sua maniera, insomma, di portare avanti il lavoro che sui contenuti. Prima parlava di entusiasmo infantile rispetto al cinema e rispetto a essere autore e regista, no? che è una cosa che apprezzo molto, nella quale mi riconosco. E dall'altra parte, come si diceva, i contrasti... c'è tanto rigore, c'è tanta bellezza, tanta attenzione nella composizione delle immagini. Quello che vorrei chiedere, vorrei capire, mi interessa è in che modo si combinano queste cose nella pre-produzione, cioè quanto è istinto mentre è sul set e quanto invece è organizzazione che arriva prima. Questo mi interessa. Grazie. Sì, come l'equilibrio entre come affetta... Esa intuición afecta a la preproducción y... Sí, es decir, como su espíritu, ¿no? Infantil, de alguna forma se acorda con la disciplina. La rigurosidad sí, de la... Sí, y cómo eso se convierte en la fase de preproducción. Como te decía antes, bueno, uno aprende a hacer cine, haciendo cine uno no sabe... En mi caso, creo que las limitaciones económicas del principio de mi carrera, de cuando empecé a hacer películas, me ayudaron a adquirir un compromiso con la puesta en escena, por ejemplo, ¿no? Al principio no sabía muy bien cómo se rodaba una conversación de más de dos personas. A día de hoy tampoco te creas que lo tengo muy claro, pero el caso es que esa limitación se convirtió en un compromiso con el rigor, con la puesta en escena. La libertad... ese juego, esa parte de juego infantil que está muy controlada por un par de compromisos que tengo con mi trabajo. Bueno, ya la sigo.
diciamo, come ho già detto, questo equilibrio, diciamo così, è derivato in realtà inizialmente, come succede, presumo, a tutti coloro che non hanno, che devono imparare a fare il cinema mentre fanno cinema. È stato tutto dovuto ai compromessi iniziali a causa dei limitati mezzi, alcuni compromessi che ho dovuto accettare per quanto riguarda soprattutto, no, la messa in scena e quindi la strutturazione di quello che era il film. E diciamo che dei compromessi che anche con la libertà di trovare i propri spazi, diciamo che implica meno compromessi, però in ogni caso, nonostante tutto, anche poi con la libertà io ho delle regole mie precise che applico sempre. Esa pasión es, creo que no te diría, no solamente no creo que sea en detrimento, sino que creo que está relacionada con el rigor y el respeto cinematográfico, el respeto a mi oficio. Creo que es importante, o yo siento que es importante ese respeto. En primera parte, cuando estoy escribiendo el guión, me gusta que la historia pueda ser comprendida de un modo lineal, que se entienda, no lineal en el sentido que sea lineal, sino que los personajes, que las escenas sucedan, o sea, no que haya una, que haya una especie de respeto por los tres actos, para que me entiendas. Y dentro de esa estructura más o menos clásica, precisamente como la respeto cuando la altero, nace de un respeto, nace de conocerla para poder alterarla. Es en el primer lugar. En el segundo lugar es la puesta en escena. Sí que me gusta planificar mucho, una vez que ya tengo el guión, ser muy fiel al guión. Y llegar al espacio y entender el espacio y planificar. Y dentro de esa planificación poder tener cierto margen de libertad. Yo, es un poco lo que intento decir todo el rato, es que creo que la libertad está asociada a un margen de control. Y dentro de ese margen de control poder tener libertad. Eso es lo que intento hacer siempre en mi trabajo. Marcar unos límites y dentro de esos límites poder ser libre. Y en cuanto al trabajo con los actores, es exactamente igual. Soy muy preciso en cuanto a los movimientos que tienen que hacer. Y también soy muy preciso en cuanto a tres elementos que para mí son importantes en un trabajo de actor, de la actuación, que es intentar huir de la sobreactuación, de los gestos que son exagerados, que a veces se ven en algunas series y que a mí personalmente no me gustan. La memorización del guión, creo que es fundamental. Y la vocalización, son los tres pilares. Entonces, básicamente me baso en tener unas estructuras más o menos clásicas en el guión, una puesta en escena controlada, a ser posible no cortar demasiado y confiar en el trabajo de los actores. Y tercero, pues el trabajo con los actores muy, 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 muy técnico. Dentro de esos marcos que yo construyo, me gusta que exista toda la libertad posible, pero sí que necesito tener una base para poder trabajar. Necesito la seguridad de una base, sí. Quindi non è una libertà totale, nel senso che ho bisogno di una sicurezza, una base di riferimento, e un'area libera che però venga sottoposta a determinate costrizioni e riferimenti, nel senso che basilarmente quello che faccio è a livello di, cioè partendo dalla passione, per esempio, la passione stessa ritrova equilibrio, nel senso che è importante mantenere quella passione perché va e in se stessa porta al rigore dell'approccio e al rispetto. È importante legarla al rispetto per quello che faccio. È molto importante per me rispettare quello che è la mia attività, insomma, di cineasta. Quindi quello che faccio in genere è sviluppare quello che, quando sviluppo la sceneggiatura ha una struttura più o meno classica, nel senso quello che voglio all'inizio, e questo è il primo punto, una regola che mi do, una struttura classica nel senso che la storia deve essere comprensibile chiaramente dal pubblico in maniera lineare, non perché la storia sia lineare, si svolga linearmente, ma che sia chiara, e io comprenda perfettamente la sua struttura anche per poterla poi modificare
a mio piacimento, sempre nel rispetto però della comprensione della storia stessa. Poi la messa, nel momento in cui dalla sceneggiatura passo alle riprese, alla messa in scena, quello che voglio, e voglio il controllo, voglio quello che è un ambito, il riquadro, la cornice che rappresenta un riferimento di controllo, e dentro quella cornice ci devono essere degli spazi, cioè deve essere lo spazio per la mia libertà, però cioè mantengo solo un margine di libertà, tutto il resto ci sono dei riferimenti che sono definitivi. Io prevedo tutto, pianifico tutto accuratamente, deve esserci un controllo di questo, all'interno del quale posso poi utilizzare un certo margine di libertà. E poi per lo stesso, per il lavoro con gli attori, anche in quel caso pianifico tutto accortamente, sono estremamente preciso, come per le varie scene, e sulla base, cioè pianifico tutti i loro movimenti, però, e poi per il resto, in realtà ho tre punti di riferimento che sono assolutamente pressanti, nel senso a cui non vengo mai meno, cioè gli attori devono assolutamente avere una recitazione non sopra le righe, niente gigionerie o cose del genere, devono essere, cioè non ci devono essere eccessi. La seconda regola che ho, e che penso sia estremamente importante, che memorizzino assolutamente la loro parte, il copione, e poi la terza regola è la dizione, la resa vocale, insomma, che deve essere chiara. La libertad es deseable, pero también es terrorífica. Entonces hay que... La relación que tengo con ella es siempre de cierto respeto, de la búsqueda, pero también la respeto, tengo cierto respeto también. Però anche il rapporto con la libertà che posso darmi deve essere sempre basata sul rispetto di queste determinate regole, sul rispetto della mia professione. Grazie. La cosa, e qui purtroppo dobbiamo chiudere, però è molto interessante vedere come il processo con cui costruisce Fincher, cioè creare questa zona franca e poi costruire una libertà all'interno di essa, non solo sia esattamente come funziona il tuo rapporto con lo spettatore, ma è anche, come dire, una traccia di una filosofia, direi. Nel senso che il tuo cinema mi sembra un cinema da grande pessimista, e come tutti i grandi pessimisti anche estremamente umanista. Nel senso che tutti i tuoi film raccontano di una struttura di destino impietosa, matematica, quasi già scritta, però all'interno di questo destino già scritto il punto è come comportarsi, cosa è giusto fare, quali sono le domande giuste da porsi. Ed è molto bello vedere che tutto, dalla preproduzione alla filosofia del film, sia perfettamente coerente. Ti ringrazio. Muchas gracias. Muchas gracias.